morbidina. Massimo che vi spiegherà nel dettaglio la giornata. Allora, io sono Stefano e con Filippo vi accompagniamo in questa escursione nell'area del Delta del Po, in particolar modo nel parco del Delta, sulla foce principale del fiume. Siamo a bordo della motonave Venere, dove sopra sul ponte che normalmente è chiamato il Ponte Sole, oggi è più ventilato del solito, ma perlomeno è asciutto. Ecco, per chi è sopra, scendendo dalle scale a destra trova il bagno, oppure all'interno si può stare più comodi. Il salone vetrato che c'è all'interno giù sotto i nostri piedi e soprattutto dove c'è un piccolo angolo bar per un caffè. Nella parte di foce, perché le acque possono essere condizionate dalla vicinanza del mare e durante i periodi di siccità il mare tende a rientrare e quindi a mettere dura prova, ecco, la vita delle piante che crescono sulla riva del fiume. E questa vita, diciamo, su una coltivazione che dura 8-10 anni, che è la coltivazione del pioppetto, può essere anche una stagione determinante per perdere 10 anni di reddito. La ripartizione della portata del fiume è proprio avere il 70% quindi delle acque del Po che passano in questo tratto e il 50% che vanno sul ramo principale, che sarà la nostra meta, proprio arrivare sulla parte più estrema del Delta del Po. L'altro 20% se ne scende lungo il Po di Tolle, che troveremo fra qualche minuto sulla nostra destra. L'ambiente che ci circonda è cambiato. Boschi, gli alberi, i pioppi, dietro di noi, ma davanti il mare. 3 erori cenerini e 2 cormorani, che sono tutte specie nidificanti e nidificano proprio qui vicino. Sono uccelli che nidificano. Ecco che siamo al faro che si trova sulla foce del fiume. Prima siamo passati sull'altro lato, fatto il giro attorno, stiamo risalendo un po' la Busa Dritta, che è la foce, la bocca principale del Po di Pila, ma di tutto il sistema Delta. Il faro è un faro importantissimo perché è stato costruito nel 49 e ha sostituito il vecchio faro di Pila che si trovava in paese a Pila, dove abbiamo visto prima la barca che dovevate usare per l'escursione di oggi. Pompa do acqua, e pompa acqua. Otteri qui nei bassi fondali della laguna, come vi dicevo prima, lagune che hanno un fondale molto molto basso e dove i trampolieri vivono in tutta tranquillità. Fino alla foce del Po di Maistra, che è il ramo più a nord, la foce più a nord del delta attuale. In realtà il fiume fino al 1600 aveva un'ulteriore foce molto più a nord, che era il Po di Tramontana, sulla diramazione del Po delle Fornaci, che era quella foce che lambiva la foce dell'Adige e che i veneziani temevano per la sicurezza della laguna veneta.